in collaborazione con La Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice il Fiore del Latte, Esi Euro Surgelati Italia, 3G Group, Pur Acqua, Arredamenti Spazio Cucina Vitale. Ciao a tutti, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di In Cucina con lo Chef. Con me Rachele Del Borrello. Ciao a tutti, con me lo Chef Nicola Bizzarri. Bene. Bene Chef, oggi che cosa prepari? Oggi prepariamo dei fiori di zucchina in pastella, sì, con una purea di zucchine. Un piatto, se vogliamo, vegano. Perché, sì, perché la pastella è a base di acqua frizzante e farina, quindi semplicissimo, sale, anche sì, da riproporre a casa. Certo, non mettiamo l'uovo in modo, ecco, sì, c'è chi mette anche l'uovo. Ci sono tante varianti, giusto, varianti, chef? La nostra è quella di non mettere l'uovo. Perfetto, chef. Gli ingredienti sono fiori di zucchina, basilico, cipolla rossa in questo caso, zucchine, farina e acqua frizzante, sale e pepe. Procediamo. Iniziamo. Iniziamo. Primo passaggio è quello di mettere a cucinare le zucchine. Lo facciamo in un modo un po' particolare. Sì, perché se le mettiamo a cucinare tutte insieme, una volta che le andiamo poi a frullare, si ossidano un po', quindi avremo un colore un po' morto, sbiadito, sì, un verde morto, diciamo. Invece facendo questa tecnica, facciamo questa tecnica. Mi dai un attimo il pelapatate? Sì. Così. Eccoci. Ecco qua. Bene. Andiamo a pelare le nostre zucchine, quindi a prendere solo la parte verde e le andiamo a sbollentare per una decina di secondi in acqua bollente, non salata. Okay. Poi li creiamo uno shock termico, quindi acqua ghiacciata, andiamo a bloccare la sua clorofilla, no? Per far rimanere, in modo tale da far restare questo colore verde, bello verde, brillante. Sì. Partiamo già con la cottura della parte esterna della zucchina. Invece con quella interna che andiamo a fare? Ne andiamo a tagliare a cubetti e rosolarla con la cipolla e olio. Come vedi, piano in Dekton. Resistente. Resistente. Quindi senza tagliere. Senza... Assolutamente. Comodissimo. Dai mille usi. Tagliamo la nostra cipolla. In questo caso è rossa. Le cipolle rosse tendono a essere più dolci, no? Sì. Quindi meno aggressive. Olio extravergine. Rigorosamente. Rigorosamente 100% italiano. Italiano. Aggiungere anche questo, abbiamo questo grande patrimonio, esatto, della cucina mediterranea, dobbiamo, è un vanto per noi e un quindi vanto, e dobbiamo ovviamente tutelarla. Quindi aggiungiamo la cipolla. Sì. E l'interno delle nostre zucchine, giusto? Sì. La polpa. Perfetto, andiamo un attimo a saltare, sì. Puoi prendermi un mestolino nero e giù. In basso. Sì. Questo? Perfetto, grazie. Tu cucini? Sì, essendo universitaria, devo, perfetto, per sopravvivere devo cucinare, quindi poi ho imparato da mamma, nonna, quindi poi mi, certo, diletto in cucina perché mi piace, ah, sia guardare che preparare. Bene. E ovviamente mangiare. Quindi adesso che ritorni, sì, sì, università, qualche piatto dovresti, come no, poi proverò. E... Una volta è un che... modo anche per me per imparare, giusto? Certo, quindi certo. Non solo per le persone che sono a casa, ma... Certo. Aggiungiamo le nostre zucchine. Okay. Per quanto tempo lasciamo? Cioè il tempo il di... Il tempo di 7-8 minuti. Perfetto. Perché comunque solo la polpa fa subito. Fa subito, esatto. Mettiamo... E quindi abbiamo aggiunto il basilico. Sì, basilico. Un po' di pepe. Un po' di pepe. Sale. Okay. Alziamo la temperatura. E aggiungiamo un goccio di acqua. Sì. O del brodo vegetale. E lasciamo cucinare per 6-7 minuti per e verrà minuti frullato. Adesso andiamo a sgocciolare le nostre bucce di zucchina che passeremo in acqua fredda, giusto? In acqua fredda e ghiaccio. Ghiaccio. Per creare quello shock termico. Termico. Vedi come sono rimaste belle
verdi. Esatto. Adesso lasciamo confermo, un attimo. Adesso lasciamo un attimo che si raffreddano bene. Nel frattempo prepariamo la nostra la pastella. Esatto. Frusta, grazie. Sì. Mettiamo della farina. Ecco qui la frusta. Quindi sempre farina 00. Sì, 00 in questo caso. E grazie. L'acqua rigorosamente frizzante. Frizzante. Fredda. Mettiamo primo pizzico di sale. Sì. Giada. Pepe. Pepe. Acqua frizzante ghiacciata. Ecco qui, cominciamo. Puoi reggere la ciotola? Sì. Ti faccio anche lavorare in questa ricetta. Va benissimo. Aggiungiamo l'acqua man mano. E si gira sì. con la frusta. Ecco qua. Bisogna evitare che si formino i grumi, i giusto, grumi. Chef? Sì. Ecco qua. Per far sì che non si formino i grumi devo dare una frustata un po' più veloce. Ecco qua, abbiamo... È pronta l'impasto, aggiungere sì. un po' di farina. Eh sì, dipende un po' dalla... Poi magari uno a occhio capisce quanto... Beh, io ormai mi viene... Anni di esperienza, di fare... è sì. uno chef, quindi... Per chi sta a casa poi avrà la ricetta a fine esecuzione. A fine puntata ci sarà ecco l'elenco. Qua. Questa è la densità che deve avere una pastella. Sì. Poi c'è chi aggiunge un rosso d'uovo. Sì, ci sono tante varianti, sì, abbiamo varianti. Detto, però... La nostra è molto semplice. Noi facciamo con la base. Con la base. Senti che bel profumo di... Sì, sì, ci sente un odorino. Zucchine. Andiamo a inzuppare, no? Esatto, i fiori di... Fiori di zucchina. Di zucchina. Quando vedi, è bello così, non deve rimanere troppo. Bene. Ecco qua. Il gambo lo lasciamo un po' scoperto. Sì. Ci sono quelle pastelle dove c'è tanta acqua e farina acqua attaccata e poi il fiore di zucchina. Invece a me piace ecco, questa pastella un po' più morbida, leggera e morbida, liscia. Esatto. Va, deve solo diciamo creare quella pellicola. Un piccolo no? strato, esatto. Perfetto. Non benissimo. Questo è un ottimo consiglio da, sì, che a volte da dare a casa. Perché c'è chi... Mangiamo questi fiori di zucchina, si mangiamo acqua sapore, e farina. Esatto, certo. del fiore di zucchina. Andiamo a perdere quello che... l'ingrediente principale, principale no? in esatto. questo caso. Vedi quando dobbiamo comunque vedere quelle venature ancora, vedi? Cioè si deve vedere verde. Ancora. Sì, sì. Questa è una delle mie ricette preferite, chef. Bene. Io adoro i fiori di zucchina bene. In pastella, anche mi faceva sempre nonna. Deliziosi veramente. Poi qui poi presentato in una maniera un po' certo. Moderna, no? Abbiamo non ci inventiamo niente. Tutto sta nella presentazione, nei sistemi di cottura, sì. molto veloci e leggeri. Il tempo di aspettare la loro cottura e torniamo. Rachele? Sì. Le nostre zucchine sono pronte. Pronte. Andiamo a versare questo bicchiere per frullare il tutto. Tutto. Ecco qua. Perfetto. Prendiamo un po'. Aggiungiamo e delle foglie di basilico per profumare e la buccia di zucchina che abbiamo, raffreddato. Poi mettiamo un po' d'olio, un filo d'olio, sempre extravergine d'oliva, oliva. Rigorosamente 100% italiano e andiamo a frullare. A frullare. Sì. Vedi come rimane bella verde? Sì, sì. La buccia dà il colore. Tutto. Se avessimo cucinato tutto insieme, questo bel verde non avremmo ottenuto questo colore certo. bello acceso. E questo è già una tecnica e un consiglio che diamo. Utilissimo. Perché oltre alla ricetta, la particolarità è proprio questa che no? dobbiamo dare, sì. L'originalità. Che abbiamo detto è importante anche la presentazione del piatto, certo. quindi è bello vedere. Oggi si che mangia c'è. Prima con gli occhi. Occhi, giusto? Guarda che bello. Verde. Mettiamo i nostri fiori di zucchina, un po' così. Come potete notare la pastella c'è e non c'è, insomma, certo. è una pellicola. Vedi come è bello, vedi? Sì, sì. Vedi proprio il fiore di zucchina sotto. Il piatto è pronto, i colori trasmettono appetibilità, gusto. Garantito, che è da provarlo. I profumi esatto. ci sono. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Puntata qui con noi su Telemolise in cucina con lo chef. Ecco ciao. Rachele, ciao.
Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, La Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice Il Fiore del Latte, Esi Eurosurgelati Italia, 3G Group, Pur Acqua.